Oggi, a Stasera News. Cittadinanza onoraria all'Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, la cerimonia a Cerignola nel pomeriggio nel Boggiano. Assunto le dimensioni di una vera e propria tragedia, a quella è avvenuta martedì pomeriggio per l'esplosione in una centrale elettrica dell'Enel sul lago di Suviana in Emilia-Romagna. Il bilancio al momento è di 3 morti, 4 dispersi e 5 feriti in condizioni gravissime. L'Inghilterra, perché è entrato in vigore un giro di vite sull'immigrazione regolare nel Regno Unito, dopo che era stato illustrato tale provvedimento il 4 dicembre scorso dal ministro dell'Interno. Si terrà dal 26 al 28 aprile prossimo a Bisceglie Molvetta la seconda edizione del convegno La Tela sul Mediterraneo, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale L'Ora Blu, diretta da Marta Maria Caporeale. La Champions League ha regalato i primi 2 quarti di finale ricchi di emozioni e di gol. Ben 10 segnate nei primi 2 quarti di finale. Stasera News comincia ora. Buonasera, l'Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, è arrivato nel pomeriggio a Cerignola nel Boggiano per ricevere la cittadinanza onoraria della città, accolto dal sindaco locale Bonito e dalla giunta. È stato il primo argomento di un consiglio comunale che poi si è svolto con i suoi punti del giorno. Commozione per il presule che è stato per 6 anni nella città ovantina. Al suo arrivo ha rilasciato questa dichiarazione. Anzitutto gratitudine e commozione, perché penso che non sia un atto formale da parte del sindaco e di tutti i cerimoniali che ci sono. Mi sento veramente ormai parte di me, anche se sono a centinaia di chilometri di distanza. Però essere passati da Cerignola per me significa aver incontrato il popolo che anche in mezzo a tante difficoltà si sa far voler bene, bisogna amare. E io porto nel cuore questa città, porto nel cuore i volti di tutte le persone e prego ogni giorno per Cerignola. Prego per il suo progresso spirituale, prego per il suo progresso morale, prego per un benessere che sia diffuso e raggiunto anche i più poveri della nostra città, che prego davvero per tutti. E attraverso questo mezzo voglio proprio ribadire questo, il legame che porta un vescovo a rimanere accanto ad una diocesi non è mai normale, qualcosa che continua nel tempo e qualcosa che proprio perché è radicato nella fede del Signore ha qualcosa di soprannaturale, umanamente non può essere assolutamente. Rimangono flebili le speranze di trovare in vita i 4 dispersi della tragedia della centrale elettrica di Suviana in Emilia-Romagna. Prosegue costante il lavoro dei vigili del fuoco, pur tra 1000 difficoltà. Ed intanto sboccano i sindacati che parlano anche di delle condizioni legate alle aziende che stavano operando in quella centrale e soprattutto non si sa per chi lavoravano alcuni delle vittime. Intanto nel tardo pomeriggio è venuta nella zona del disastro anche la ministra del lavoro Calderone, il quale ha messo in evidenza che la dimensione è quella di una tragedia immensa. Ancora a definire qual è il complesso e la dinamica dei fatti, si rischierebbe, dice la ministra, di cadere nella retorica oppure di dire delle frasi fatte. Intanto il Consiglio di amministrazione dell'Enel ha espresso il profondo cordoglio alle vittime e solidarietà per le persone coinvolte nel tragico evento. Un superstite ha detto di aver visto la fiammata e poi lo scoppio, conseguente anche il fumo. Ma andiamo a ripercorrere la tragedia delle ultime ore. Ha assunto le dimensioni di una vera e propria tragedia, quella è avvenuta martedì pomeriggio per l'esplosione in una centrale elettrica dell'Enel sul lago di Suviana
in Emilia-Romagna. Il bilancio al momento è di 3 morti, 4 dispersi e 5 feriti in condizioni gravissime. A causare la tragedia, nel primo pomeriggio l'esplosione di una turbina al piano sotto lo zero. In quel momento erano al lavoro 12 operai. Il fumo è scoppiato rapidamente nonostante il sistema di sicurezza attivati. Al lavoro da diverse ore 12 squadre di vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della regione. La zona è la frazione di Bargi, di gestione del comune di Camugnano per l'esattezza. Informato il governo e il capo dello Stato Mattarella, che seguono con apprensione l'evolversi degli eventi. Il governatore Emiliano Bonaccini ha già fatto sapere di pretendere la verità piena su quanto è accaduto. La magistratura aprirà di certo un'indagine, i soccorsi e le ricerche stanno proseguendo. E adesso la nostra identità regionale. Si è discusso della possibilità che l'ospedale cittadino di Bari, il Giovanni XXIII, venga separato dall'attuale Policlinico. Tale richiesta è stata avanzata dal gruppo di opposizione in Regione Puglia Fratelli d'Italia. La proposta, originata una novata dal partito guidato dalla Premier Meloni, è considerata valida perché, secondo gli esponenti appunto del partito, la cardiologia pediatrica è istituzione storica che si occupa di pazienti con patologie cardiache congenite è stata trascurata. Ciò ha causato anche una migrazione in altri ospedali. È essenziale garantire le cure del territorio evitando trasferte complesse e costose per i giovani pazienti e le loro famiglie. Questo era un obiettivo della regione, ma l'attuale gestione del Policlinico sta facendo il contrario. Fratelli d'Italia ha ricevuto una risposta dall'assessore regionale alla salute Palese per superare ampiamente le criticità riscontrate. Fra pochi giorni dovrebbe scadere il termine previsto dall'ANAS per il completamento della galleria di Passo del Lupo che collegherà la Puglia al Molise, ma si potrebbe profilare un rinvio per una impasse che sta durando da tempo. A farsene portavoce il consigliere Antonio Tutolo, che in commissione regionale ha sentito in audizione un dirigente ANAS incaricato della vicenda. Mi rivolgo ai parlamentari pugliesi affinché si attivino per intercettare immediatamente le risorse per porre fine a un disagio in termini di collegamento che danneggia la capitanata a tutti i livelli, sia per gli spostamenti dei cittadini che per le numerose aziende. E si continua a chiudere e a riaprire con un lavoro a singhiozzo che non è più accettabile. L'Inghilterra, perché è entrato in vigore un giro di vite sull'immigrazione regolare nel Regno Unito, dopo che era stato illustrato tale provvedimento il 4 dicembre scorso dal ministro dell'Interno. Tante promesse rimaste sulla carta in materia di riduzione dei flussi. L'iniziativa giocata del governo conservatore di Sunak alla stregua del tentativo di recuperare consensi in un anno elettorale segnato anche da sondaggi disastrosi, mette anche in difficoltà le opportunità di tanti giovani europei, Italia inclusa, che continuano a essere attratti dalla chance del mercato occupazionale dell'isola anche dopo la Brexit. Si tratta di una stretta focalizzata in particolare sugli ingressi dei migranti legali autorizzati a entrare nel paese come lavoratori qualificati, e inoltre tale restrizione sull'entità del contratto necessaria a garantirsi il diritto di soggiorno prevede alleggerimenti solo parziali come l'assistenza sanitaria, ma anche la ristorazione e anche la situazione di manodopera sull'isola è più forte. Per il Tribunale di Bari, l'azienda di trasporto urbano, che in questo momento è ad amministrazione giudiziaria, ha ritenuto che riconoscesse, anziché ricorresse, il presupposto dell'impresa soggiacente a subire atti di natura estorsiva. Un'impresa che non può essere qualificata come criminosa, poiché l'organo gestionale ha conservato la sua autonomia. Lo ha detto la presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari nel corso della sua audizione da parte della Commissione parlamentare antimafia. L'AMTAB è in amministrazione giudiziaria dallo scorso 26 febbraio dopo i 130 arresti a cui ha portato l'inchiesta il codice interno.
Andiamo avanti. A Lucera, promuovere la filiera corta e valorizzare i prodotti locali, educare e ispirare. Sono gli obiettivi di Terra Fiera, l'evento realizzato e promosso dall'Associazione Culturale Polpa che si è svolto martedì 9 aprile a Lucera, presso l'alberghiero Enrico Mattei di Vieste. L'evento è nato con un presupposto importante, un momento di incontro esclusivo fra i produttori agricoli garganici e i professionisti del settore. Terra Fiera nasce dalla voglia di valorizzare i prodotti garganici e coltivare relazioni significative tra professionisti del settore. La missione, secondo l'associazione, è l'enogastronomia pugliese, con un focus particolare sulla sostenibilità e la filiera corta. Si terrà dal 26 al 28 aprile prossimo a Bisceglie e Molvetta la seconda edizione del convegno La Tela sul Mediterraneo, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale L'Ora Blu, diretta da Marta Maria Caporeale, in collaborazione con l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli. L'evento si incentra sulla storia, memoria, diritti e saperi delle donne e sulla Carta di Napoli. Saranno altre associazioni patrocinanti, oltre che evidentemente, senza dimenticare, i patrocini dei due comuni. Bisceglie da una parte e Molfetta. Due le sedi del convegno: a Bisceglie Palazzo Tumbuti, a Molfetta lo spazio Padre Martini presso la Basilica della Madonna dei Martiri. Interverranno autorità, personalità filosofiche importanti ed autorevoli per rendere emozionante ed avvincente il convegno citato. Ed eccoci alla pagina sportiva. Nonostante l'allerta terrorismo, la Champions League ha regalato i primi due quarti di finale ricchi di emozioni e di gol. Ben 10 segnate nei primi due quarti di finale. Si parte dal Santiago Bernabéu di Madrid, dove tra Real Madrid e Manchester City è andato in scena un pirotecnico 3-3. Vantaggio inglese dopo appena 2 minuti con Bernardo Silva. Poi al 12esimo una sfortunata autorete di Diaz riporta in parità il confronto nello stadio iberico. E poi, passati 3 minuti, il Real si riporta nuovamente in vantaggio con la firma di Rodrigo. Nella ripresa accade tutto quel che non ti aspetti. Innanzitutto il pareggio della formazione inglese al 21esimo minuto con Foden, che poi al 26esimo minuto porta a 3 il vantaggio del Manchester City di Guardiola. Ma passano soltanto 5 minuti che Valverde per il Real Madrid mette fine a questo pirotecnico 3-3, e quindi gara tutta da decidere per quanto riguarda il ritorno. Stesse emozioni anche all'Anfield Road di Liverpool, dove tra Arsenal e Bayern Monaco è finita 2-2. Vantaggio inglese al 12esimo con la firma di Saka, poi il pareggio tedesco al 18esimo con Gnabry, e poi al 32esimo minuto del primo tempo Kane sul rigore porta in vantaggio la formazione tedesca, perché però subisce il gol del pareggio esattamente a 15 minuti dalla fine del match con Trossard. Attesa poi per gli altri due quarti di finale che animeranno il mercoledì del calcio europeo senza italiani. Da una parte la sfida del Stadio De France di Parigi per la superstellare Paris Saint-Germain contro Barcellona, i colossi del calcio europeo, e poi dall'altra sponda, quella spagnola, una quarto di finale inedito, se vogliamo, tra l'Atletico Madrid dell'ex biancoceleste Diego Pablo Simeone ed il Borussia Dortmund che comanda, anzi più che comanda, alla seconda posizione nella Bundesliga dopo la capolista Bayer Leverkusen, e anche qui si spera che prevalga il bello del calcio. E alle 18:41 termina qui Stasera News. Per le notizie, l'appuntamento è come al solito per domani alle 8:30 con Buongiorno News, e poi naturalmente con il resto della giornata per le altre informazioni. Buon proseguimento di serata, a domani. Ed eccoci alla pagina. Dovrebbe partire la sigla. Ancora una volta, grazie dell'attenzione, a domani.